Da nuda a trekking nuda? È un attimo? Ma che carina! Partiamo, va, non arriviamo più. Sempre se ti accendi. Ciao amici! Per questo secondo episodio delle mie idee di moto mountain vlog ho deciso di portarvi al Lagazuoi. Anche questa volta vi dico dove, appunto perché è una delle mete più conosciute di tutte le Dolomiti. Sempre se esco da questo stop. Mamma quanto sei carina! E adesso, visto che è andato bene il primo episodio, e appunto per questo vi chiedo di iscrivervi al canale, che è super importante per me. A voi non costa niente, è gratuito. Offro risata, profusione e simpatia. Diciamo che ti supero, dai. Non gaffemo. Solita magia, in un secondo saremo alla partenza di qualche tornantino di strade carine. Oh, voilà! Oddio, mi sento a casa! L'itinerario propone il passo tra San Martino e Passerolle, che chi segue i miei video invernali conosce bene, in quanto separerà quando su casa, quindi quasi mai sul centro di fiera di Primiero. Non gase mai una figa, manco pagarla oro. Nemo avanti. Tra l'altro quest'anno è passato il Giro d'Italia, quindi cari motociclisti, ringraziate i miei colleghi ciclisti, perché quando passa il giro solitamente asfaltano quasi tutta la strada, quindi alla fine qualcosa di buono le biciclette le fanno. Ricordatevelo, eh. Devo ricordarmi di avere le borse laterali. Quando vado vicino ai muretti ricordati di non grattare su tutto. Ovviamente al primo tornante becchiamo un camion. Maria Vergine! Mamma, però ecco, vedi, tu parti, poi arrivi qua e vedi tutte queste cose che ti fa un po' passare la voglia di andare a Barotta. Scherzavo. Che spettacolo. Maria Vergine, le tre ruote, la Nike, devo salutarla? O perché è un triciclo non si saluta? Cos'è, come il T-Max? Come la considerate voi? Che strana. E questa? Vabbè, non ne potevo più. Per chi mi segue d'inverno sa che considero questo posto uno dei più scenografici di tutte le Dolomiti. Ma che roba, guarda. Ah, quello spiazzale d'erba lì, dove abbiamo fatto la foto e siamo arrivati secondi al King of Dolomite. Perché non avevamo gli sci, se no arrivavamo primi. Con Gruber e Marchino. Che bei ricordi, che ridere. Tornando a noi, è una strada che vi consiglio assolutamente, in quanto è veramente scenografica da paura. Ciao collega, ciao. Tu no, tu sì, ciao. Qui le Dolomiti esplodono in tutta la loro bellezza. Non è che pensavo di trovare un camion a ogni tornante, ma vabbè. Dai! Ah, Maria Vergine, il pandin. E due? Dove vai? E la freccia la metto io. Lasciamola agli indiani. Collega, ciao. Mamma, questa S? Wow. Maria, ma che paesino carino. Tirato di quelle sbronze qua. Una volta ho dormito lì. Lì c'è una panchina. Ho dormito anche lì, anche qua fuori, in macchina, non potendo guidare. Ciao, ciao. Scorciatoia. E via su verso Passerolle. L'asfalto nuovo grazie al Giro d'Italia. Oh, che meraviglia! Senti come tiene. Vabbè. Ma fate a voler male alle bici? Sì, a parte quando sono in fila e rompono le balle e stanno in mezzo alla strada, cosa che io non faccio mai, ve lo assicuro, eh. Vogliatemi bene, motociclisti. Se avete visto l'episodio in bicicletta sapete di cosa sto parlando, altrimenti vi consiglio di andarli a vedere. Guarda che asfaltino! Tornate da giù il ginocchio. Io non riesco a mettere giù il ginocchio. Quando vai in cross non metti giù il ginocchio, metti giù il piede. Se avete consigli, senti nuda come spinge. Su come farlo? Scrivetemeli qua sotto, eh. Sono abbastanza una new entry nel mondo motociclistico stradale, quindi ogni consiglio ben accetto. Che male ho fatto sto tornante. Come fai ad andare piano questa moto? Sì, lo so ragazzi, lo so, devo cambiare lo scarico. No. Rispettate i limiti, non invadete le altre corsie, state attenti. Ci vuole testa per andare in moto, più di ogni altra cosa. Molto più che per andare in snowboard. No, in realtà è uguale, dipende da quante cazzate si vogliono fare. Salve. Va avanti! Che bellezza! Frena però! Mica ammetto che i freni anteriori di questa moto sono uno spettacolo. È facile con le bike venire su da qua, eh! Provati senza motore! Il motore! Vai che gasto! Ciano! Fammi un'inversione! Fammi un'inversione! Vai Ciano! Motore! Il motore! Il motore! Il motore! Oh, quando ti entra la coppia lì a 6-7 mila giri, oh. Ti fa venire voglia di non tornare più sotto i 4 mila. Strano, eh? Ma che posto. Che posto che ho vicino casa. Capisco che non tutti possono abitare nella regione più bella del mondo, dove l'alcol costa pochissimo, per fortuna ancora. Venite a vivere in Veneto. Caro Veneto, se vuoi sponsorizzarmi per qualche vlog, scrivimi, eh. Fai una bella propostina e io giro tutta la regione, anche il Trentino, eh. E per voi farei qualsiasi roba. Abbiamo due delle regioni più belle del mondo. Qua vai piano per forza. Qua te lo godi il panorama. Cosa fai? Come fai a correre? A parte che i tornanti sono stretti come il buso dal cue. Qui si apre la meraviglia. Adesso voi ditemi quanti posti al mondo offrono questo spettacolo qui. Tu fai un tornante e hai una meraviglia del genere davanti agli occhi. Quanti al mondo? Sì, potete dirmi la Patagonia, Argentina, Yosemite. So bene, sono dei posti incredibili intorno al mondo, ma questo è vicino casa ed è la nostra fortuna. Cosa fa, weo? Ciao. Quanti Gruber là sotto! Sempre così scontroso. Abbiamo veramente dei posti incredibili vicino casa. Ammetto di aver avuto una vita fortunata, di essermi fatto un culo grande per essere riuscito a trovare un lavoro che mi permette di viaggiare e di vedere posti incredibili. Non sono mai stato aiutato da nessuno, quindi è tutto a
con le mie forzette, eh? Siamo arrivati a Passerolle. Devo fare una pausa per due motivi. Ho visto due chiappe incredibili. Questo è un altro motivo per cui andare piano in moto. Incredibili. La prima è perché... Guarda, non riesco neanche a parlare. Guarda che roba. Bellissimo. Bellissimo. La prima è perché devo impostare il navigatore, perché ho paura di sbagliare strada tra un po'. E la seconda è per verificare se le mie robe da skier che ho attaccato dietro ci sono ancora. Benvenuti a Passerolle, signore e signori. Ok, vediamo se ci sono ancora le bacchette. Mitico. E non si sono neanche mosse più di tanto. Metto il navigatore e riparto. Navigatore impostato. Le robe da skier ce le ho ancora. Birra 3 euro. Passerolle l'ho salutato. Guardate che meraviglia. E ripartiamo, va. Opa. Mamma quanto sei carina. Che quando ti accendi sempre sta emozione, l'accensione. Una volta ci ho pure dormito qui in tenda all'aperto, abusivo. Se recupero la foto ve la faccio vedere. Belle esperienze e bei ricordi. Qui davvero è buono, si mangia anche bene. Passo Valle, sì. Anche questo passo è molto carino, anche se l'ho fatto talmente poche volte che non è che lo conosco bene. Però è sempre immerso nel verde, pieno di animali poi, eh. Ciao, ciao. Dai Robby, su, dai gasato, che dopo abbiamo 3 ore di cammino. Va andare in cima. Dai, 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 dai. Ma no, che bello è qua. Bellissimo. Te voglio di farti un bel bagnetto. L'acqua sarà meno 40. Ma tu pensa a portare qua Ugo che sguassa lì. Che bello. Proprio bello. Dire a mia mamma. Molto bene. E adesso su gasato. Devo cambiare scarico. Mamma come vai motoretta, come vai? Oh, rallenta. Molto bene. Butta giù ginocchio. Dai giù Vale, dai. In uscita. Apri. Oh, ritorniamo in Veneto. Ciao Veneto. Ovviamente torniamo in Veneto. Ciao frate tedesco che non saluta. E l'asfalto si prende boasse. Chiaro. Tu guarda però qua che bello. Ciao, ciao. Una cosa a cui non ho pensato e che rischio di dimenticarmi a volte è far benzina. Ci sarà un distributore in mezzo alle montagne dove la benzina costerà poco. Purtroppo non ho nessuno sponsor di benzina. Che bei tempi quando avevo la Volvo. Che non ho più. A cambia. Esso. Facciamo benzina qui. Ma che caso è successo? No. Come non detto. Volevo far benzina qui. Molto bene. Beh, Bragotto non può che non andare al Q8 e averlo barzotto. Lo so, questa battuta potete lasciarmela passare, eh. Faccio benzina. Come non detto, non accettava carte, quindi la rischiamo, dai. No, vado io. Benzina, ho deciso di non farla, per andare su più leggero. È una bella battuta. Altro piccolo passo e poi si parte con l'escursione. Dal sito CAI danno 3 orette. Vedremo quanto ci metto ad andare su. La mia solita calma. E se ci fosse Gruber direbbe: vabbè, mi tocca sempre aspettarti. E là salutare tutti. E io sono già arrivato in cima. Lo so. Uno degli amici che si merita. Ah, che meraviglia. Cos'è ancora la neu? Pausa, cambio batteria e pipì. Da qui comincia la strada per il Passo Falzarego. Non la conosco, quindi portate pazienza se andrò più piano del solito. Voi direte: già te vai pian, se te vai anche più piano. Quando te vai più piano, non te vai avanti. Sono abbastanza d'accordo, però perdonatemi, dai. Vorrei vedere voi. E ci stava così in mezzo alla natura. Andiamo, Bella questa S. Apri qua, apri. Slimitata. Staccatona. Ginocchio giù. Gomito a terra. Come non detto. Ma cavolo, fanno mettere il gomito giù. No. Quanta merda sei qua per terra. Boasse dappertutto. Falzare come al parola. Dai Robby gasato adesso, eh. Devi solo fare altri 3 ore di cammino. Dai. Oh, i tornantini cominciano qui. Mamma, come la fai questa curva? Come? Apri qua. Madonna. Polizia, sappiate che ero dentro i limiti. Sempre dentro i limiti. Più piano del limite. Ciao. E qua si apre la meraviglia, ragazzi. Qua mi passa la voglia di correre. Lassù c'è un rifugio. Che è rifugio ragazzuoi. E noi andremo a piedi lassù. Lassù. Sempre se non cadiamo prima dal Kaiser Jäger. Speriamo di no. Mamma. Mado. Ciao. Tu no, ciao. Tu ciao. Ciao. La roccia dolomitica. Ma quanto siete belle. Chi è che le ha messe là certe rocce? Cioè, da dove arrivano? Che panorama c'è? Questo è un tornante dentro la galleria. La meraviglia di questo posto. Direi che siamo arrivati a metà percorso. Funivia che sale, ma noi andremo su a piedi. Bravo Robby, sempre ottime idee le tue. Questo masso qua, chi è che l'ha messo qua? Tu guarda che roba. Andiamo a far fatica, Tosi! Parcheggio. Mi cambio. Andiamo a farci 2-3 ore di cammino, va? Che appena entrata la spia della benzina. Direi che non so se lasciarla qua. Anche perché devo cambiarmi, dove mi cambio qua? No, magari la metto di là. Non volevo proprio denudarmi in mutande davanti a tutti. Tra un camper e una macchina mi sembra anche un ottimo posto per cambiarmi. Ma manco per non dare buio a tutti. E poi andiamo lassù. Ma no, con quella roba lì. Con le bacchette da skier. E i miei piedini. Diamoci un assetto, va? Da tracker. Da buona cattone mi sono fatto i panini. Dell'acqua. La birretta a sto giro dovrei trovarla in cima. Lo zainetto Barton Packable dove metterò tutto. Mi cambio e prendo una sembianza umana. Pronti? Oh. Voilà! Dopo aver fatto scappare un camper dei francesi e aver mostrato le mie mutande più o meno a tutta la funivia, è il momento di partire. Andiamo su, va. Sono lunghissimo da camminare. Che set però. Sì, dai. Pronti? Oh, spero di non aver dimenticato niente. Le mie bacchette da schio ce le ho. Da qui dobbiamo arrivare lì. Il sentiero Kai dice 3 ore. Vediamo se facendo il Kaiser Jäger ci metteremo di più o di meno. Primo pezzo è una salita. Me la ricordo adesso. Dai Robby. Oh Maria Vergine. Vino. Vuoi una bottiglia
Magari quando torno giù sì, meglio dopo va. Ciao. Gli alpini hanno visto subito a chi dare le bottiglie qua. Ci si riconosce tra di noi. Ovviamente mi stavo dimenticando di accendere Strava. Acceso. Ho appena scoperto che forse vado in ferie. Ma che bomba. Ah, ma ste bacchette mangiare rotto le balle. Mangi un panino, vai, dovrei ora baltarmi. Ecco, a posto. Ciao. No, passerai un campo. Tutto ok? Sì, sì, tutto a posto. Vuoi acqua, una mano, qualcosa? No, c'ho tutto, grazie. Curo? Te la devo chiamare? Grazie. Posto allora. Niente, ciao. Partiamo bene. Come sempre accade, sono l'ultimo che sale quando tutti vengono giù. Sarà un motivo. Che bello che è però. Eccolo qua. Proviamo, va. Kaiserjäger. Mi aveva anche insegnato Simon a pronunciarlo. Infatti non si pronuncia così. Kaiserjäger. Che è una sorta di imperatore dello Jäger, in teoria, no? Gruber. Panino di casa con formaggio. Cacciotta. L'unica roba che avevo. La GoPro non sembrava, ma qua tira. Buono però. Il Kaiserjäger è un sentiero che, se non sbaglio, avevano costruito gli austriaci per la guerra. Io non ho attrezzatura tipo imbrago, caschetto, roba. Semplicemente perché l'ho già fatto, ma l'attrezzatura è consigliata in questo sentiero. Quindi non guardate me, e se lo fate per la prima volta, fatelo con l'attrezzatura. Assolutamente. Io sono un cane, vabbè, so che non ce n'è bisogno. Mamma, guarda che bello. Ciao moto. Mi aspetti, vero, per quando torno? Mi sono già occupato. Chi è che mi fa fare ste robe? So che è piacevole quando arrivi su, ma arrivare su che? Mato. Hai Roby? Hai le bacchette da skier? Scia. Togliamoci la maglietta e mostriamo tutti il fisico possente. Vedrete dopo come le tipe mi salutano. C'è nessuno in questo percorso. Mica come mi sento Albi Maffei a petto nudo. Ciao Albi. Ovviamente dopo essermi appena tolta la maglietta, si è alzato un venticello non indifferente. No dai, no la sciolta, no, quanto è bello, bellissimo. Petto nudo, la rieta non è proprio il massimo, non so se lo vedete, ma là c'è un ponte sospeso. Guardate dove vi porto. Quali altri canali in Italia vi offrono roba del genere? Quali? Chi? Piero Angela. Perché non ho scelto di andare su con la funivia? Bravo Roby, bisogna essere sportivi. Mado, mai stufi, mai. Pensa che su c'è una birretta. Ciao. Prego. Ciao. Ciao. Opela. Qui cominciano i tratti un po' più esposti. Come avete visto sono tutti attrezzati. Non badate a me, non sono un grande esempio. Voi attrezzatevi, soprattutto se ne sentite la necessità. Guarda qui. Ora si comincia a far sul serio. Crossfit. Devo iscrivermi in palestra, invece ho scelto le montagne. Vorrei vedere voi altri. Faccio qua. Sempre detto io che rompo i marroni e basta. Ma voi skier siete così affezionati a ste bacchette. Come darvi torto? Sono così comodo da portare in giro. La battuta. Un po' di scale. Era gli austriaci, che bel lavoretto ciò. Lo facevano gli italiani. La battuta di pietra butta là. Però sarebbe funzionato comunque. Maghi del freestyle. Dai Roby, dai. Questo serve appunto per assicurarsi. Come vedete è abbastanza easy. Cadi giù da qua, non ci sei più. Però ecco il ponticello. Eppa. Che bello. Minchia, neanche saltellando si muove. Paura. Bellissimo. C'è una futina, va. Che merita. Ma che robetta. Dove vi porto? Che posti che abbiamo tra il Veneto e il Trentino. Che carini i francesi. Pausa panino, pausa quetta e poi andiamo in rifugio. Ma che bellezza è da qua. Anche l'acqua a volte ha il suo perché. Detto da un veneto. A smarsisse i pai. Però mai uno fa. Dopo questa perla è meglio se mi rimetto in marcia. È stato divertente. Andiamo su in salita su una mezza ferrata, va. Oh, qua le bacchette le ho messe dietro lo zaino. Mi rompe più i maroni che altro ciò. Cari skier. Ammetto che in discesa mi danno un certo aiuto alle ginocchia. Mago huevo. Ecco, magari qui. Se cadi tanto bene non ti fai. Dai su, tra poco pronti alla meraviglia della croce e del rifugio e della birretta. Meglio se mi do una mossa, devo arrivare lassù. Mi sono perso via sul ponte. Dai Roby, dai. Che è bellissimo. Altro che andare su di corsa. Guarda se non vale la pena fare una foto da qua. Si vedono tutte le Dolomiti. Che meraviglia. Ecco. Te bacchette. Come fai a non farti affascinare da sta bellezza? Solo abbi riparti però, perché sennò non arriviamo più su. E questo? Ma che stile, devo passare dietro la Neu. No vabbè. Bellissimo. Però vi prego, fatemi fare lo skier 2 secondi. Maria, gli skier. Ma che passaggino. Qua hanno scavato per passare dietro la neve. Fantastico. Ma che bomba è. Ma dai, ma non ha senso. Non ha neanche senso se mi cade in testa sto blocco però. Via. Ma va che roba. Fantastico. Così tanta neve qua non l'avevo mai trovata. Ma che bomba è. Un po' di arrampicata. Seaman, vieni, fuck the curve qua. Che meraviglia. Ultimo sforzo. Sono abbastanza finito. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quanto è bello. Meraviglia. Che spettacolo ragazzi. A voi non fa senso sapere quanto siamo piccoli davanti a tutto questo. Wow. Allora Marco, ciao. Ecco, quando arrivate a vedere una croce in montagna ci sono 2 motivi. Il primo è che siete arrivati alla vetta. E il secondo è che probabilmente siete talmente stufi che è un'allucinazione. Sta a voi poi scegliere quale dei due. A me solitamente il secondo. Ragazzi, abbiamo fatto il sentiero del Kaiserjäger. Salutino alla croce e andiamo diretti al rifugio. Considerando che sono stato fermo mezz'ora, 2 ore e 14. Quindi 1 ora e 40 circa di cammino. Hai. Ciao Gesù. 2778, signori e signori. Che aria buona. Dopo aver dato il 5 alto a Gesù Cristo, andiamo lì al rifugio lì. Me la merito proprio. Però prima vuoi non farle 2 foto da qua? Sai cosa pensano quelli che mi vedono parlare da solo? Madonna che bello.
E poi ci si chiede perché sulle Dolomiti è pieno di gente. Ma fai a non venire? Sì, vabbè. Però birretta adesso, eh. Birrettina? Ma do. Ma do. Lì davanti abbiamo un esempio di chi ha paura delle vertigini. Oddio. Sì, ora dai. È un ponte. Si può anche saltellare. Non sempre gli standard, eh. Che fanno la differenza da una persona all'altra. Wow. Wow. Ma dei. Ah. Ciao, fai una birra per favore. Media o piccola? Ma anche media, dai. Grazie mille a voi, in senso che sono in due, sono da solo, grazie. Cheers. Chi mi ammazza a me? Ciao, grazie. Ciao. Andiamo in giù, va? Ora, mi piacerebbe farvi vedere il tramonto qui, però considerando che è luglio e il tramonto arriva alle 8:30, ve lo lascio per un'altra volta, sono già stato qua al tramonto ed è uno spettacolo allucinante. Magari verso ottobre tornerò. Facciamo il sentiero più easy per tornare giù, così faccio un po' prima. Ora, visto che la discesa è praticamente molto tranquilla, la neu, faccio una veloce scampagnata in discesa, nonostante le mie ginocchia non saranno molto d'accordo, e ci vediamo di nuovo in motoretta, sempre se arrivo alla motoretta. Oh, aspetta però, forse bisogna andare alla galleria qua. Come l'ho detto? Andiamo verso il tunnel. Ma si va giù se vado al tunnel? Ormai speriamoci anche il tunnel. Ma dove vi porto? Quale altro canale vi porta al tunnel? Non l'ho mai fatto. Ah, sì, dai, in discesa devo andare. Premo bene. Bene. Madonna, come mi sento Killian in questo momento. Madonna, se vado un decimo di Killian. Un centesimo. Madonna, se non vado avanti rispetto a Killian. Robby, ma dove stai andando? Non riesco mai a dir di no. Dai. Però non dovevo tornare su. Dove stai andando? Ovviamente non c'è anima viva. Te pare? Scendo per ultimo. Mamma, che strettino. Oddio, una trincea. Qua si sparavano dietro. Ma come si fa? Ma che roba. Entrata galleria. Ma l'uscita? Boh, proviamo. Dove vi porto? Faccio andare giù. Easy. Ormai sono curioso. Sì, non vorrei morire in diretta. Bisogna stare un po' attenti. Dai, il tuo spirito d'avventura ti passerà anche prima o poi. Carino qua, eh. Due passi. Non ci sei più. Dai Robby. Non è proprio easy. C'ho paura entrare lì dentro, eh. Oh mio Dio. Qui si sparavano dietro. Non lo so dove può arrivare l'umano. Oltre che a distruggere la natura, intendo. Impressionante. Ma stai scherzando? Vabbè, dentro non entro neanche. Incredibile. No, vabbè, ma siete matti. Bellissimo. Spaventoso. Cosa faccio? Scendo giù di qua? Ormai scendo giù di qua. Pazzesco, ragazzi. Ragazzi, è incredibile. Ed è ancora tutto come allora. Se muoio, abbiamo voluto bene. Spero che qualcuno trovi la GoPro e monti sto video. Sto scherzando, mamma, arrivo. Come da bambino quando ti arrampicavi sugli alberi, Robby. Oppena. Noto fotografo. Noto dove? Muore in un sentiero di montagna in discesa. Lo vedo il titolo del giornale. Oppela. Andiamo ormai a sta galleria. No, vabbè. Qua hanno lasciato il tavolino. Pazzesco. Dai, ferratina a casa, Robby. Il buio più totale. Frontale ce l'ho. Ah, sì, dai. Ho batteria nel telefono. Robby? È super easy, eh. È solo super buio. Pensate a cosa hanno scavato. No, vabbè. Qui c'è la stufa dove dormivano, si accampavano. Incredibile. Cosa faccio per voi? Addò, che buio. Vedo la luce. Brian, la luce, Brian. Una birra piccola, perché è troppo facile. A chi riconosce il film di cui ho appena detto la frase, scrivetelo pure nei commenti, eh. La luce. No, vabbè. Qua non ero veramente mai stato. Che meraviglia, ogni buco è una cornice. Ho fatto 4000 scalini. E io che pensavo di aver dato tutto. In salita e con l'arrivo della birretta. Che razza di galleria hanno costruito. Ok, da qua dovrebbe essere super easy. Quindi ci vediamo giù dalla mia nuda. Sempre se c'è. Certo che c'è. Ho messo un antifurto che la toccavano, suonava da qua. Ci vediamo in moto. Ok, Fobi. Oh, voilà. Scherzo, non ho resistito ad aspettare un po' per fare due foto al tramonto. Oh, vedo la mia nuda in parcheggio. Vi risparmio il mio vestirmi dal motociclista. Se volete vedere episodi come questo, episodi precedenti, iscrivetevi al canale schiacciando su iscriviti e possibilmente anche attivando la campanellina. Non ho mai capito se funziona dirlo o non dirlo, ma io lo dico. Iscrivetevi e non ve ne pentirete. Spero. Se volete vedere tutte le foto che faccio, le foto qui che ho fatto in montagna e tutti i miei ultimi lavori, seguitemi su Instagram. Instagram, questo qui. E soprattutto pubblico storie giornaliere come questa giornata. Quindi in live potete vedere dove sono e magari beccarci per una birretta o fare una camminata. Ho un canale Telegram, tutti i link sono in descrizione anche del canale Telegram. Dovrebbe essere l'ultima volta che faccio l'outro. Ciaone. Anche per questa volta è tutto. Ci si vede alla prossima. Ciao.